Grazie.
Buon pomeriggio, cioè buonasera a tutti e benvenuti alla live serale qui sul canale dei Sanana. Star Citizen, come dicevo oggi, ha deciso di non funzionare più. Porca puttana. Ci tenevo veramente tanto a portarlo, ma tanto... Tanto, ma il destino vuole, porca miseria, che niente, non doveva farlo funzionare. Come potete vedere, stasera sono da solo perché il buon Ria è impegnato, cioè si sta riposando, poveraccio, anche lui è molto stanco. Poi con queste temperature infernali, soprattutto in posti come Firenze, d'estate vuol dire averci 40 gradi fissi in casa, non è bello. Quindi niente, stasera vi beccate solo me, per la vostra tristezza o per la vostra gioia. Voi come state? Tutto bene? E la gente fa casino. Beh, io voglio. Avete per nulla. Avete passato una buona giornata da qui all'ultima volta che ci siamo visti, cioè 2 ore fa. Tutto bene? Allora, mi sento osservato, eh? No, per niente. Stasera iniziamo il giochino che avete votato su Telegram. L'ho trovato in super offerta e l'ho preso subito, senza pensarci due volte. Quindi bando alle ciance. Sai cosa? Prima di partire vado un attimo a prendermi un succo ace. Ti vuoi mettere te al mio posto? Assolutamente no. Ok. Che tutti ti vogliono conoscere. Vai con la gamba. No! No! La gamba! È bannabile! Quante volte l'ho fatto? I piedi sono bannabili! No, te poi mi vuoi far bannare? Comunque ti vuoi mettere... Tutti ti vogliono conoscere. Prendo un attimo un succo qua, ci arrivo, Oh no! Ci sa la voglia o non ci sa la voglia? Io c'ho la voglia. Voi non lo so. Una cosa è certa, scusatemi, domani
alle 18:30 Forza Horizon 4 sicuramente, perché mi avete chiesto in tanti, mi avete rotto i cojones. Benissimo, domani avrete Forza Horizon 4. Basta che non me lo chiediate più, per cortesia, grazie. Detto ciò, questo soprattutto mi rivolgo al signor Diablo, che adesso non è qui con noi, ma lui sa di che cosa sto parlando. E di far partire il gioco. Allora, un po' di scatarrino. Allora, buonasera Diablo. Buonasera, stavo parlando malissimo di te, ma proprio male. Offeso, vero? Io sa che sono un burlone che ama scherzare con tutti. Vero? Lo sa, vero questo? È calato di un grado, anzi di 2 gradi la temperatura nella stanza. Quindi da 33 siamo passati a 31. Quindi già... In realtà non cambia un cazzo, però almeno mi fa sentire meglio che è calata un po' la temperatura. Mi fa sudare meno. Immaginavo. Grazie Diablo che ci stai ospitando come sempre. Ormai questa è una tradizione ferrea del nostro canale. Caccio. Alla prossima. Spero di risentirla il prima possibile. Lei è un degno compagno di Sanana. Grazie di tutto quello che ha fatto in questo periodo. E non vedo l'ora che lei torni dalla sua vacanza. Così potremo tornare a divertirci tutti insieme appassionatamente. Alla prossima, Caccio. Alla prossima. Un bacio grosso da parte mia e da tutti i Sanana. Anche se non sono qui presenti in questo momento. Rimango molto e ho iniziato a guardare Black Rock Shooter. Sono alla fine della prima puntata e non ci sto capendo un cazzo. Benissimo, l'importante è quello. Tanto ci penserà, spero, che ci penserà la serie a spiegarti via un po' le cose. Non come Lost, che Dio Cristo ti ha lasciato tutto in sospeso come una merda. Ha detto Lost. Da quanto mi è piaciuto l'ho anche odiato, perché veramente lasciarmi delle cose così in sospeso, no. No, non lo accetto. Veramente non l'accetto. Vabbè, siamo qui per giocare, giochiamo. Allora. Lost è una serie uscita qualche anno fa, molto bella. Narra di questa gente che è sopravvissuta. Troppo alto, va bene adesso. O devo alzare un pochetto. Perché ci sono i dialoghi e è bello sentire la storia. No. Ok. Bene, partiamo.
primo agosto 1914. Dopo l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austro-ungarico, la Germania dichiarò guerra alla Russia. A causa delle alleanze in atto, la Francia iniziò a prepararsi al conflitto. Poche ore dopo l'annuncio della mobilitazione generale, ai tedeschi residenti in Francia fu chiesto di lasciare il paese. Karl era uno di loro. Ciao diavolo. Era stato appena deportato, ma il fronte era insaziabile e alla fine pretese anche Emil. Emil partì per il fronte col dolore nel cuore, lasciando la fattoria di San Michele. Anche lui, come tanti altri, non aveva idea di che cosa gli avrebbe riservato il destino. Graficamente è veramente carino. Tab. Ok, questi sono un po' di fatti storici. Direi che questi poi gli dedichiamo uno spazio tutto suo la prossima volta. Beh, ok. Molto molto carino. C'è il gameplay che un po' mi storna. Ah, ok, devo rifarlo probabilmente. Ma proviamo. Cosa ho sbagliato di così? Ah, ok. È più semplice del previsto. Ok. France.
Mia cara Marie, siamo in viaggio per Parigi. L'atmosfera qui è stranamente allegra. Spero che il raccolto vada bene. Chiedi pure aiuto ai nostri vicini. Sono brava gente, così gentili e caritatevoli. Ti scriverò presto, appena sarò al fronte. Bacia il mio nipotino da parte mia. Al deposito ferroviario di Parigi, cercando il suo reggimento al binario 21, Emile avrebbe incontrato l'uomo che sarebbe diventato non solo un suo compagno d'arme, ma anche il suo amico più caro. Ovviamente sono un sacco di enigmi ambientali da risolvere. Un po' se funziona. No. No. Aspetta un po'. Ok, io ho preso del vino. Ok. Vuole della musica il nostro amico. E musica sia. Ok. No, allora questo. Dobbiamo salutare il nostro nuovo amico. Agosto 1914. Il reggimento di Emil doveva affrontare la 71esima divisione tedesca del barone von Dorf. L'allegria generale delle prime ore era scomparsa, lasciando il posto alla paura. Ah, ok, ho capito. Ah, ok. Ah. Mi disturba il fatto che quando zoomano sui personaggi si sfocano perché non sono in altissima definizione. Che suono. Ah, giusto. Ok. Thank you.
Come si evita? Ok. Merda! Ho sfiorato quello. Non sto più capendo niente. Niente. Cosa? Perché? Ah, era voluto, ok. Signora Marie Chaillon, il soldato Emile Chaillon del 150° reggimento fanteria è stato colpito da fuoco nemico il 21 agosto. È ora prigioniero e ci auguriamo che si faccia vivo al più presto. Mamma mia. Freddy, americano di nascita, si arruolò volontario nelle forze francesi all'inizio del conflitto. Dietro il suo coraggio si nascondeva un uomo già devastato dalla guerra. Un uomo con... Mi fa buffo vedere tutto elegante. Punire chi gli aveva distrutto la vita. Fu durante la battaglia della Marna che Freddy riuscì infine a rintracciare il reggimento comandato dal barone von Dorf. Domanda, ma secondo voi si può giocare col pad? Perché secondo me è meglio. No. Ahimè, niente pad. Vabbè. Sono proprio intuitivi i comandi, però, Un po' se ci riesco, senza far casino. Ah! Casino. Ok, non è l'idea giusta. Ok. La più banale del previsto. Ok, bisogna far saltare un ponte. È bello che non ci sono dialoghi, ma capisci tutto dalle immagini. È veramente bello. Vediamo un po' se ci riesco. No! Merda, ok. All'ultimo. No. Ok, pessima idea. Aha. Ah, stupido io, mamma mia. A volte sono veramente citrullo. Ok, era più semplice del previsto. Ah, ok, non ci posso ancora passare di qua. Neanche di qua.
Ok. Mi fa saltare un po' di punti qua. Va bene, accettabile. Ok, che poi diventa abbastanza immediato, però esche. Ma devo sbrigarmi, ok. Forse è qua dentro, vediamo un po'. Sì. Sul tavolo. Io l'ho lasciato sul tavolo. Siamo passi nei colpi. Madonna. Ah, come lo butto giù. Dovrebbe funzionare, no? Infatti. Esatto. E anche il secondo andato. E ora? Vai! Così mi piace. Grazie al supporto degli inglesi, il piano tedesco fallì. La linea del fronte si spostò a nord e si arrestò lì con la complicità dell'inverno. I soldati si rintanarono in un vasto labirinto di trincee e tunnel destinato a diventare il simbolo della Grande Guerra. Il reggimento di Karl ripiegò fino ai dintorni di Neuve-Chapelle, nello stesso campo dove Emil era tenuto prigioniero. Vuole del cibo. Andiamo a procurargli del cibo. Aspetta. Ok.
Però mi sa che devo portarci carretta, che attenti come faccio. Ah, eccolo qua, ok. Padre mio adorato, viviamo in un clima di incertezza. Il nemico usa gli abitanti di Saint-Mihiel come scudi umani contro le bombe francesi. Spero che i tedeschi ti trattino bene e che le ferite siano guarite. Tuo nipote ti manda tanti baci. Ecco una sua fotografia. Scrivimi presto. Ti voglio bene. Scusatemi un secondo, ragazzi. Ah, rieccoci. Ah, dicevamo, bisogna prendere questo. Beh? Ah, aspetta, forse... faccio per le salsicce. Ah, forse è questo? Ah no, prima devo scaldare. Ok, mi sa questo per scaldare. Ma ha tolto l'acqua. Ma che... Ok. 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 Ah, ah. Portiamo tutto il cibo del mondo allora. No. Che? Dai. Succede? Beh, ah! Cagnolino. Ok, sul dirigibile. Sì, adesso. No, scherzavo. Cosa dovrei fare?
No. Ah, ragioniamo un secondo. Questo lo posso spostare? No, mi serve la leva. Ah, aspetta, aspetta. Stupido io, mamma mia. Bravo cane. Perché mi si apre? Allora. Ah no, vedrai che andava a fare. Che il cagnolino doveva fare qualcosa. Ah! Ok, era alt. Ma come faccio per. Ah, mamma mia. C'è da entrarci un secondo, però piano piano ci si arriva. Ok, devo fare questo. Esatto. Ah, comunque graficamente è molto carino. Lo sfondo. Vabbè, un po' di teletrasporti del cane, ma ci può stare. Me l'aspettavo. Io come dovrei fare lì? Se ci potete tirare. No. Ma vorrei quella crocina io. Però evitiamo. Magari c'è sotto qualcos'altro. Ok, qua è rompibile. Ah, ok, perché la croce ci si deve arrivare dopo. Va bene. Oh, oh, mamma mia, madonna. Allora, io devo lanciargli qualcosa a quella cassa, però. No. Che hai visto? Ok. Questo volendo lo possiamo sfruttare. Esatto. Oh, adesso ci si arriva. Che è stato? Attiva tasti permanenti. No, perché mi fa casino? Beh. Piano. Piano! Madonna, che ansia. Ah,
Ah. Qui c'è da fare massimo. Ah. Pronto? Come scusi? Sì, sì, arriviamo. Davi, c'è quello della piadina giù. C'è quello della piadina giù, puoi andare? Ok. Ok, non è contento. No, 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 piccio, no, 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 ti cade. Oh no, il cane, se muore il cane, stacco tutto. Le truppe inglesi continuarono l'offensiva a Neuve-Chapelle. Il loro solo obiettivo? Riprendersi Port Arthur. Sì? Ti apro, sì. Arrivo subito, amici. Datemi un secondo. Eccomi! Ok. Sbrigati! Ho sbagliato, dovevo aspettare, cavolo. Stupido io. Ma non sto qua con la torretta come fastidioso. Tanto, se, tanto so che se ci provo non funziona. Esatto. Oh no. Due, tre, due. Eh? Ah! Due. Ok. 3. Come? Ah, 4 quello. Ok. Sì, stai calmo, non t'arrabbia. Vai, tieni. Vai. Aspetta. Ok.
No, ho perso due pezzi, vabbè. Ce l'ho fatta? Sì! Fantastico! Cagnolone, ti do la mano, sì? Sui continui attacchi e contrattacchi, Freddy ed Emil ritrovarono lo sfuggente barone e il suo reggimento a Ypres. Il 22 aprile 1915 il gas cloro fu usato per la prima volta dai tedeschi. Ok, vediamo un po' se funziona. No. Aspetta però, che io ci ho dei binari. Adesso? Come torno su? Ah, ok, aspetta. Vediamo un po' se funziona. No. Aspetta. No, allora. Riabbassiamo un attimo. Fare. Infatti, prendiamo anche questo. Ah, ok. Forse dovrebbe funzionare. No, non mi serve aiuto, ci devo arrivare da solo. Ti dirò che forse è sbagliato, perché sotto comunque ci sono dei binari. Voglio andare a vedere là sotto cosa c'è. Aspettami lì, cagnolone. Ah, cos'è? Fermo, ho capito. Ah.
Ho capito. Ok. Anzi, aspetta un attimo. Aspetta, facciamo una cosa per volta. No, scusami. Ho fatto una cazzata. No. Non capisco. Aspetta, scusa, se ti acquadra che succede? Ah, affanculo. Ok. Ok. Lui col suo mestolo a combattere il mondo. Ok, forse mi ci posso aggrappare io allora. No. Devo sbrigare. Sì, 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 sì. Dai. Ok. Sì, sì. Ok. Thank you, my friend. Che ansia, vero? No, quanti ne ho persi però? No, no, no. Com'è? Perché non tagliava? Non tagliava! Dai, dai. Ok. Cos'è?
Il suo nome era Anna. Ciao Anna. Una studentessa belga residente a Parigi. Era sulle tracce del padre scomparso. Per una volta il fato sorrideva loro. Andavano nella stessa direzione. Si stavano avvicinando a Vimy quando uno squadrone tedesco li avvistò. Quindi? Ma che figo! Non ci credo! No, io adoro questa cosa, aiuto! Ah, ok, non ti shottano. Ma che cazzo, la macchina si distrugge. No, va bene. Però il ritmo di musica è fighissimo. In effetti la musica dovrebbe aiutare. Ah, non l'ho fatto in tempo, peccato. È ridotta a un catorcio la macchina per colpa mia. Para pa para. No! Mamma mia. Ok, aspettiamo che vada via da lì. Aspetta, ah ok. Che ripassi. Okay. Pure lo stealth, ma io ho trovato una perla come gioco comunque. Facciamo ripassare. Sì. Facciamo ripassare un attimo.
Ok, il cane non esiste per loro. Meglio così. No. Come passino. Merda. Come torniamo indietro? Abbiamo un po' di tempo. Ah, devo rifare il giro però allora. Perché il suo sta fanno. Ah, ok, con calma ci si arriva. Però non è, cioè, ci arrivi. Non sono quegli enigmi che sono contro ogni logica. Infatti, eccolo lì. Vai. Grazie, Code, che ci stai ospitando. Grazie mille. Buonasera, Auto the Best, Anto the Best 777 underscore. Buonasera, benvenuto sul canale Twitch più marcio della storia. Salve a tutti, buonasera, buonasera carissimi. Buonasera. Dobbiamo aspettare, faccio il giro. Beh, grazie, grazie. Grazie allora. Ok, andiamo. Prima ci sgamino. Comunque, come state? Tutto bene? Oggi come potete vedere sono da solo. Ciao Anto the Best. Io tutto bene, come può vedere sono da solo. Perché buon Ri oggi è il suo giorno libero, si va a riposare un po', giustamente. Mettiamo. Comunque abbiamo trovato una perla, come giochino, ve lo dico. Mo? Questo. E col mio maestro, pa! Sono veramente un assassino. Oh, che succede? Ho una mano. Ma qui c'è della roba interessante. Potremmo. Ah, ok. Con calma si arriva a tutto. Una cosa che mi disturba sono i comandi, cioè dover comandare il personaggio con le frecce. Va bene così. Beh. Ho fatto una cacchiata a far andare il cane di là. No, si è buggato il cane, amici. Che succede? Domenica? Sì. Ottimo. Però
Qua ci potrei mandare il cane? No, devo per forza andarci io. Ho detto, abbiamo trovato veramente una piccola perla. La mia cosa è, dove lo troviamo l'altra dinamite? Innanzitutto facciamo tornare indietro lui. Vai, corri, corri. Madonna, non è lento a salire. Vai, vai, vai. Ok. Buonanotte, Kodar. Grazie mille per essere passato. E grazie mille per averci ospitato. Buonanotte, signori. Di qua vado da qualche parte? Sì. Era lì. Porca puttana. Va bene. Sbagliato, sbagliato, porca. Risolto. Il gioco non ti anima, vuoi gli aiuti? No, non li voglio gli aiuti, ce la posso fare da solo. No, mi pare giusto. Ok, aspettiamo che vada via. Yes. Ok, andiamo e torno indietro. Yes. Ok, di qua è su una parte. Ah, l'ho capito adesso. Vabbè, vabbè. Dov'è il mio cane? Ok. No! No! Uff, l'ho quasi scoperto. Dai, dai, dai! Ah, non lo posso mai colpire. Dai, c'è lì la leva. Come faccio qui adesso? Di qua non va da nessuna parte. Ok. Se funziona la mia idea, eh? No. Ok, ha funzionato. Ok, prendila. Bisogna sbagliare il tasto. Questi giri. Okay. So, comunque sono congegnate bene le aree. Bene, bene, sono contento. Ok.
Grazie, bello. Questo? Aha. No. Aspetta, mettiamo tutte e due le parti, eh. Ok, qui serve un ingranaggio. Ah, qui la faccenda si fa completa. Completa. Aha. Ah, ok, invece no. Beh, scherzavo, come ci arrivo di là? Aspetta. Adesso per forza così. Forse ci devo... Ah, beh, non è che forse ci devo agganciare il cane, eh? La butto così come idea. Vediamo un po' se ho ragione. No. Vediamo se di qua c'è qualcosa che mi sono perso. Questo cosa fa? Ah, non era così sbagliata come idea, eh? Ok, forse un pochettino più a sinistra. Faccio, il resto lo faccio fare al cane. Ah, ok, deve forse rimanere così. Grazie. Aha! Mamma mia! Signori, mamma mia! A The House of Da Vinci gli fai un baffo. Di qua c'è qualcosa che posso ravanare? No. La colonna sonora è bellissima. È suo padre, giusto? Fondorf era fuggito di nuovo, ma Emil doveva ancora trovare le medicine per Freddy. Si rimisero subito in cammino. Il loro viaggio li avrebbe portati a Reims, dove finalmente avrebbero rintracciato lo sfuggente barone e il suo zeppelin. Ok. Direi che ci fermiamo qui. E vado a mangiare qualcosina. Grazie a tutti a quelli che sono passati. Grazie ai nuovi followers. Spero che vi piace questo nuovo gioco, a me sta prendendo un sacco.
vi ringrazio a tutti per questa magnifica serata come sempre. Noi ci becchiamo domani alle 18:30. Ciao belli. Ciao bellissimi. A domani.